sul canale, oggi parliamo ancora di Kiko e delle palette Glamour Multi Finish che sono uscite in ben 6 tonalità. Io ne ho acquistate qualcuna, alcune le ho già utilizzate, qualcuna oggi, se rimanete con me, la utilizzeremo insieme, utilizzeremo quella sui toni del verde e andremo a ricreare questo look. Poi la metteremo alla prova un po' di ore e ci rivedremo in serata per vedere quanto è durato, quanto si è sciolto, cosa si è sciolto. Allora, partiamo subito dalla prima. La prima che ho preso di queste Glamour Multi Finish è la numero 5. Andiamo a vederle. Intanto sono composte, assomigliano un po' a quelle di Huda Beauty e sono composte da questi 9 ombretti, queste 9 tonalità. Ve le metto così, così non vi. Allora, queste sui toni del blu sono multisfaccettate, ci sono dei colori opachi, ci sono dei bei colori come questo azzurro. Naturalmente io le ho già utilizzate già da un po' di tempo perché da un po' che le possiedo e quello che posso dirvi è che la pigmentazione che voi vedete esattamente qui non è poi la stessa riportata sugli occhi. Dovete per forza farle preformare con un primer o con un correttore. Quindi, andiamo a vedere adesso questa sui toni del blu, e questo secondo me è il colore più bello di questa palette, senza parlare dei. Eccolo qua. Quindi questa è la prima, la numero 5. Andiamo a vedere l'altra. L'altra è la numero 4. Ed è questa. La numero 4 è questa su questi toni del viola. Allora, molto bella perché abbiamo i viola, abbiamo i rosa, abbiamo questi top, questi toni e questo colore super multisfaccettato che è questo. Molto molto belle, sono queste texture, vedete molto burrose, sfarinano, ma quello che vi dico è che sugli occhi invece performano molto bene. E infine la numero 6 che vediamo in tutta la sua bellezza, eccola qui. Molto molto comode anche, vedete, molto sottili da portarsi dietro ed è questa dei toni del verde, quella che utilizziamo oggi per andare a ricreare questo trucco che vedete. Allora, partiamo subito, mettiamo un correttore sugli occhi e andiamo a fare gli swatch di questa bellissima palette. Prima di questo voglio ancora farvi vedere un pezzo che ho preso, sempre di questa linea preformante uscita, ed è l'eyeliner waterproof, il Super Color. Io l'ho preso appunto nella colorazione 01 ed è quello che mi vedete appunto indossato, che andremo poi ad utilizzare nel trucco. Ha questo bellissimo pennellino, molto molto appuntito, e potete appunto dedicare ai particolari con questo tipo di, sempre di questa categoria, ma chiamate la Brick Quartet, il quartetto così chiamato, e shadow. Ho preso quella nella colorazione numero 2. Anche questa, se vi fa piacere, sono queste palette di 4 ombretti molto belle. Io ho preso questa nei toni del top e secondo me è molto comoda. Questi hanno anche una bella bella scrivenza e una bella performance. Allora andiamo a vedere questo top, questo colore, guardate che belli. Io l'ho trovata veramente molto particolare. Eccoli qua, bella bella performante. Questa, se vi fa piacere, andiamo poi a provarla insieme. Ecco, queste ve le consiglio. Le altre le mettiamo alla prova. Partiamo subito. Ecco che andiamo a eseguire dopo aver visto e swatchato le altre due palette della sezione Glamour, la numero 6. Direi che questa numero 6 andiamo ad eseguire il trucco che voglio fare oggi. Per adesso non metto rossetto perché andremo poi a vedere cosa utilizziamo. Andiamo a swatchare anche questa bellezza. Allora, prima riga abbiamo questo verdone, questo grigio scuro e questo bianco. Andiamo a vedere intanto la persistenza, eccolo qua, del bianco, del grigio e del verde.
Andiamo a vederli sul braccio, quanto rendono, proprio così. Come prima impressione, direi che questo bianco è quello meno pigmentato. Però li vediamo sugli occhi, perché così sembrerebbe persino che siano meno scriventi. Ecco qua, più intensi. Seconda riga, andiamo a vedere questo verde bellissimo, questo oro scuro e questo altro bianco che dalla telecamera non si avverte, ma è leggermente più giallo. Partirei dal chiaro. Eccolo qui. Un po' più pigmentato, questo oro mi era piaciuto tantissimo e questo verde direi che sono i tre colori più belli. Andiamo a metterli qui dopo gli altri per vedere la loro. Ecco, la scrivenza, vedete, è già maggiore. Sono curiosa di vedere questo verde che ho swatchato. Vedete? Bellissimo questo qua. Ultima riga e qui abbiamo la bellezza. Ultima riga e qui abbiamo la bellezza, secondo me, della palette, dove abbiamo questo colore sfaccettato, questo altro grigio leggermente più chiaro del primo e questo argento. Partiamo subito da questo argento bellissimo. Guardate, bello, bello, bello. Andiamo a vedere invece il grigio, anche questo molto pigmentato e questo sfaccettato, molto morbidi. Vedete, questo ha addirittura delle venature sul blu. Andiamo a metterli qui in questa zona così li riuscite a vedere bene. Guardate questo, che bello! Direi come linea cromatica questa palette va dai verdi agli ori, a questi panna, a questo marrone, ma soprattutto a questi colori qui sfaccettati che sono, ne fanno da padrone, secondo me, soprattutto questo qui. Andiamo a provarli sugli occhi. Voglio fare una cosa molto particolare. Per non utilizzare questo verde, che sarebbe il primo colore che mi piacerebbe usare, voglio fare qualcosa in modo da poter utilizzare l'eyeliner bianco che abbiamo appunto preso con queste palette che vi ho fatto vedere prima. Allora, andiamo quindi ad usare i colori dal bianco al grigio. Andiamo a fare un look un po' polare, un po' particolare. Allora, intanto ho messo un po' di correttore perché utilizzandola già un'altra volta ho notato, e questo ve lo posso dire proprio come recensione, che senza primer sotto non rendono assolutamente queste palette. Non rendono nel senso che vanno bene, ma non vi danno la pigmentazione che voi vedete esattamente qui. Quindi vedete con un po' di correttore, proprio se avete un primer ancora meglio, ma ho notato proprio che non sono scriventi. Sono polverose, non sfarinano, ma non sono così scriventi sull'occhio, come avete visto, esattamente come avete visto gli swatch sul braccio. Vado adesso con un secondo, prendo questo tortora, questo grigio tortora, vado a fare un po' di transizione. Adesso le eseguo su tutti e due gli occhi. Eseguita anche dall'altra parte. Allora, anche questo grigio tortora che vedete qui scrive veramente bene, vedete, si è sfumato anche bene. Cambio pennello, vado a prendere un pennello più piccolino per andare proprio a farmi la parte vicino all'occhio. Vado ad utilizzare questo giallino. Questo è uno dei colori forse della palette più scriventi. Vado appunto qui in modo da ingrandire un po' il mio occhio, quindi aprire lo sguardo. Vado sopra e vado un po' a integrare con un pennello da sfumatura. Adesso su questa sfumatura vado a mettergli il mio argento di cui sono curiosissima. Allora, l'ho utilizzato sia col pennello, ma con le dita è il modo migliore per farla funzionare. Quindi andiamo proprio in questo modo. E andiamo a vedere questo argento. Vedete, la pigmentazione è bella, ma non nulla, nulla, nulla di eccezionale, come di solito quelle delle palette delle collezioni che tanto amiamo. Quindi, bellezza sì. Adesso sono proprio curiosa di provare anche le altre, perché questa qui non rende proprio tanto come me l'ero immaginata. Ok,
Ok, adesso andiamo a prendere il nostro eyeliner. Prima la nostra matita verde, che vi ho fatto vedere la numero 12, particolare, la vado a mettere sotto, quindi andiamo proprio a rendere, ti vado a mettermela sotto gli occhi. Intensificato questo verde, vado leggermente a ricrearmelo proprio con un piccolo pennellino. Utilizzando questo verde della palette, vado quindi a intensificarlo in modo che questi colori che non sono scriventi si appoggiano sulla matita e fanno appunto il loro lavoro. Infatti, vedete che adesso rende parecchio. Ok, prendo l'eyeliner e andiamo a fare questo trucco particolare, un po' ghiacciato. Un modo un po' diverso per usare il verde. Allora, vado a fare proprio una riga di eyeliner bianca e vado proprio in su leggermente. Parto il più possibile attaccato all'occhio. Vado a farmelo anche dall'altra parte. Ok, ho ricreato questo eyeliner bianco. Ho ripassato sopra il mio eyeliner un pochettino di questo giallo per renderlo un po' più caldo. Adesso, proprio a ridosso di questo eyeliner, vado a fare una cosa particolare. Prendo l'oro, così, e vado a passarlo lentamente in modo da ricreare proprio una cosa un po' glaciale. Quindi, proprio qui a ridosso. Ecco, vedete che bello? Quindi ho utilizzato questa palette in modo un po' particolare. Utilizzando la parte della palette un po' più chiara. Prendo questo verde. Ecco il risultato di questo trucco un po' diverso dal solito. Ho utilizzato il verde in quanto l'ho utilizzato in maniera diversa, l'ho poi anche sfumato qui, ho usato l'oro, ho usato gli argento, volevo proprio vedere quelli che rendevano di meno. Ho provato a usare questo verde in altre occasioni e ho notato che non è così scrivente, quindi ho detto preferisco farlo in questo modo. Allora, quello che vi consiglio innanzitutto sempre il primer perché non rende tantissimo queste palette, per esempio quella viola ho notato che scrive molto di più. Ho utilizzato il mascara, ho utilizzato il rossetto, questo è il numero 3 della collezione Wonder Woman e ci vediamo stasera per vedere quanto è durato questo trucco. Si è fatto fallout sotto gli occhi e lo metterò alla prova tutta la giornata. Ci vediamo stasera per chiudere il video. Ciao a tutti. Qui siamo di sera, nella stessa giornata, sono già pronta per andare a dormire. Ho ancora il trucco e mi manca solo lo struccaggio. Allora, vediamo un po' come ha tenuto questo trucco. Direi che ha tenuto abbastanza bene. Diciamo che il verde è un po' svanito, non è proprio intenso come quando era oggi esattamente dopo pranzo. Quello che mi ha stupito è stato assolutamente non si è mosso, non ha fatto fallout, vedete? Quindi questo mi piace molto di queste palette. La scrivenza, sulla scrivenza possiamo discutere. Per averla usata esattamente 2 volte direi che si è già consumata abbastanza, quindi sfarina molto. Non è intenso come si vede qui nella palette, assolutamente, quindi molto meno persistente il colore. Assolutamente va usato un primer sotto e un correttore perché non abbiamo l'intensità esattamente così quando la swatchiamo. Il verde mi è piaciuto perché comunque aiutato dalla matita. Comunque è rimasto perfettamente così, quindi su di questo, sulla tenuta, direi che ha passato l'esame. Sull'intensità, assolutamente direi no.
Mi piacciono molto questi colori qui, e direi che forse, da soli sono meglio che mescolati insieme agli altri. Sì, forse è una palette per essere usata da sola. Anche quest'oro, vedete, è rimasto. E per quanto riguarda l'eyeliner, invece, e poi finiamo per oggi, si è un po' affievolito questo bianco, non è più così intenso come quando era appena messo. Per il resto, direi che ha passato l'esame. Se vi fa piacere, andremo poi ad utilizzare, ditemi se vi interessa, la palette composta da quattro colori. Questa degli swatch mi ha piacevolmente colpito. Quindi vi aspetto prossimamente. Se non siete ancora iscritte, vi fa piacere rimanere con me anche con la prova di altri make-up strepitosi dell'ultimo periodo. Vi aspetto e se volete potete mettermi anche un bel pollice in su, in giù, come desiderate. Io vi aspetto e vi mando un enorme bacio. A prestissimo!